Bentornati a Radio Design. Io sono Nicola Palumbo, sono qui con Paolo e Antonio oggi. Ciao. Buonasera, siamo sempre qua e ce la spassiamo. Esatto, ce la spassiamo. Oggi speriamo che eh, i disguidi tecnici che abbiamo avuto non eh, si ripresentino. Guarda come parlo bene, oggi parliamo di un eh, tema veramente interessante eh, perché vede anche la presenza di due anziani come me, Paolo, Antonio, molto meno che molto giovane. Quanti anni hai, Antonio? Pochi. pochi, non lo vuole pochi, dire. Pochi. Non si vuole bruciare le tipe più anziane, eh, lo fa per questo, è strategico. Noi che abbiamo... Ottimo approccio, <ride> ottimo approccio, devo dire. <ride> Noi che abbiamo 35 anni... Le giusto? appassionate di tecnologia mi sono sempre piaciute, comunque. Lo volevo dire... Beh, sono poche qui. Non so dove hai vissuto, ma... Noi le abbiamo già bruciate tutte da qualche anno, ormai possiamo dire. <ride> non esiste. È un target ridotto, un micro target. Non credo che esista. Un plasterino Ok. <ride> Comunque, noi che siamo vecchi e abbiamo avuto anche un passato giornalistico, sappiamo bene di cosa stiamo parlando: cioè eh, di eh, automated journalism. Però Paolo lo voleva dire in un modo molto più catchy come lo possiamo chiamare? Allora, prima di tutto, possiamo, molti stanno parlando i titolisti, stanno usando il termine giornalisti robot. È una mezza inesattezza in quanto parliamo più di algoritmi, strumenti di machine learning, intelligenza artificiale, software, propriamente detto. Però. Queste macchinette, tra virgolette, sostituiscono in toto il giornalista tradizionale perché voi forse non lo sapete, ma c'è stata un'epoca nella quale il giornalista era un lavoro e qualcuno lo voleva anche fare. Quindi, oggi parliamo di come cambia il giornalismo grazie o a causa, come direbbero i giornalisti, dell'intelligenza artificiale. Non è una grandissima novità, però è una cosa che adesso sta prendendo tantissimo piede. Non a caso, diversi articoli sono venuti fuori e ne parlano approfonditamente. Di cosa si tratta, Paolo? Di cosa si tratta? Molte testate in giro per il mondo stanno via via delegando compiti a strumenti di intelligenza artificiale, a software. Sembra incredibile, ma questi software riescono a elaborare i dati in entrata, quindi pensiamo ai lanci di agenzia e farne degli articoli, ma non riescono a fare soltanto quello, perché sennò sarebbe una semplice operazione lessicale No, riescono a combinare più fonti e coniugarle secondo una coerenza stilistica che rappresenta il tono-voice della testata. E questo è clamoroso se ci pensiamo, perché, ad esempio, se un tipo di giornale usa un certo segno di interpunzione, non ne usa un altro, ha un certo ritmo nei periodi, pensiamo alla scrittura dei periodici, che è ben diversa da quella dei quotidiani. Riusciamo anche a fare questo E se penso che quando ho iniziato io Non si fidavano di internet nelle relazioni Mi sento tremendamente vecchio Adesso mi viene voglia di citare Che ne so, libero Ma Stavo pensando <ride> la stessa cosa Di giuro: Un robot che scrive terroni Ogni tre parole Una cosa ecco, bellissima Quello potrebbe essere rimpiazzato Da macchine E migliorerebbe libero ecco, Credo sì, che potrebbe decis migliorare <ride> Decisamente oh, Giusto per entrare un po' nel, nel vivo della cosa Citiamo anche un po' di dati Intanto, per esempio, possiamo citare il, una piattaforma che si chiama Natural Language Generation, lo dico in un modo molto tecnicio, tecnico, si chiama WordSmith forse non so se c'è questo richiamo allo Smith, l'agente Smith di ah, Matrix, The Matrix <ride> sarebbe veramente figo se fosse così, ne, Siamo vecchi. che viene utilizzato dall'Association Press, eh, si chiama, poi c'è un altro software che si chiama UsoP Compose oppure Quill, che non è napoletano, dillo tu Antonio, Quill, Quill bravo. <ride> Creato dall'agenzia Narrative Science di Secondigliano, può darsi di Secondigliano. Come diceva Paolo prima, tutti questi software, queste piattaforme sono in grado di riconoscere l'interpunzione, eh, il lessico, sfruttare il tono di voce, ri riconoscere il tono di voce di Libero, che <ride> sarebbe clamoroso. <ride> Quindi Ruspa, tutte queste, <ride> queste cose. Sì, il linguaggio proprio dei babbuini, dei primati meno evoluti. Eh, eh, questo lo esageriamo che <ride> salutiamo, salutiamo gli amici di Libero <ride> che sì. ci seguono. Un, un abbraccione stiamo parlando con un 30% elettorato, quindi dobbiamo tenerceli buoni. No, in realtà no. E questa cosa mi fa molto ridere perché adesso Internet funziona, e prima è fatto impazzire. Siamo aperti alle critiche. Quali sono i vantaggi intanto di, queste, di questi software, di queste piattaforme, Paolo? Per gli editori sono enormi i vantaggi perché <ride> ovviamente automatizzare queste operazioni porta a un abbattimento dei costi, un aumento attuale dei costi, ovviamente perché c'è un investimento in tecnologia e sviluppo ma alla lunga non avere esseri umani che rispondono a sindacati, che hanno bisogno di contratti, che hanno bisogno di ferie pagate, eccetera, 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 che scrivono delle didascalie, si traduce in un enorme risparmio. Il problema è che gli editori stanno comunicando questo tipo di transizione come una grande opportunità per i giornalisti. L'hai detto perché... in francese è quasi grande. Grande, la grandeur. La grandeur, stavi dicendo. Cioè, Sostengono che liberando le mani ai giornalisti e togliendo gli compiti più noiosi, più ripetitivi, si possa puntare su un giornalismo più di qualità, ma sembra una mezza paraculata detta così. Che esatto. Bah, ehm, penso devo fare la parte di quello contro, è vero. Allora, <ride> Se eh, tu sei il parezzioso. Io dai. sono sì, quello scettico delle tecnologie, no, in realtà no, però in questo caso eh, penso che veramente il giornalismo stia andando solo... Uh, verso una logica commerciale, se, mm -hmm. se dobbiamo dirla tutta, perché se i, i, gli, articolo, gli articoli devono iniziare ad essere solo dei, dei contesti per uh, fare engagement, per creare un po' di condivisioni, per fare traffico sulle pagine, beh, penso non abbia alcun senso. Uh, continuare a seguirli soprattutto. E viene meno anche la scusa dell'approfondimento, perché nel contesto giornalistico che dici tu servono titoli che facciano da gancio, generare condivisioni, commenti, interazioni, quindi a cosa serve un long form, un articolo molto lungo che genera per sua definizione stessa meno interazioni, perché è da leggere, da comprendere, da digerire, se ne discute, però non scatena la reazione immediata. Quindi probabilmente investire in quel tipo di giornalismo è soltanto una grossa spesa. No, io penso che invece potrebbe funzionare, cioè nel senso... Io vorrei che funzionasse, però nel mondo che descrivi è più dura. Ah no, eh, que questo è vero. Eh, diciamo che secondo me i pubblici si stanno dividendo veramente in due gruppi che sono... c'è una fossa tra questi due gruppi di, di pubblici... Alfabeti e <ride> analfabeti. Sì, eh, dobbiamo... Cioè, scatenati. Uno dove basterebbe anche fare degli articoli senza nessun nessuna parola ma scrivendo solo il, il titolo <ride> sensazionalistico e l'altro dove magari puoi mettere due subordinate, ma ragionare un po'. No, volevo ricordare questo dato statistico che il 70% e più per cento degli esseri umani mette, legge solo il titolo e mette like. de, dei contenuti. Questa cosa è molto interessante. No, sì. Quali sono gli altri vantaggi? Volevo ricordarlo, sono intanto eh, la possibilità di ovviamente creare contenuti in maniera molto veloce, gestire dei tipi di contenuti come quelli molto basilari, tipo che ne so, i lanci stampa, no? quindi che ne so, il presidente, il nuovo presidente X. è... Eh, Y, dove ovviamente non c'è la necessità neanche di creare un articolo di opinione no. per esempio il fatto che questi strumenti possano creare contenuti in lingue e in multilingua automaticamente cosa che non può accadere per un giornalista che impazzirebbe a fare eh, pensiamo semplicemente al giornalismo europeo che deve necessariamente alcune testate devono necessariamente creare contenuti in, in 7-8 lingue diverse, sono 27-28 i paesi, quindi eh, lì eh, c'è un grande delirio. Quindi, i vantaggi sono enormi. Da un punto di vista dell'editore, ovviamente, molto meno da parte del, del giornalista che si, eh, si troverebbe privato del <ride> suo lavoro sostanzialmente. No. La cosa che fa ridere è che spesso chi fa un lavoro, diciamo. Di intelletto ride perché pensa a tutti gli, um gli automatismi che si stanno introducendo nel mondo reale, tipo, che ne so, chi guida l'autobus, tu cominci a ridere, dice, ah, adesso poi arriva Google, comincia a guidare l'autobus, e loro faranno, ah, adesso c'è il giornalismo, automated journalism. S.C., e quindi ciaone pure per il giornalista che fa tutto il figo, io riesco a interpretare il mondo, la realtà poi c'è la piattaforma e, e tante care cose. Ci sono tantissime poi realtà veramente dove il um, um, giornalismo, l'automazione è, è ben presente, uh, ad esempio uh, il Washington Post che lo utilizza già da tempo. Dal 2014 leggevo. 2000... Antonio preparatissimo, anche se del sud è un ragazzo preparato, è una cosa incredibile. Sono figlio di un robot. <ride> C'è anche l'LA Times, quindi il, il Times di Los Angeles che lo fa, e appunto questo lo citava anche Antonio, sempre dal 2014, ci sono anche eh, testate giornalistiche portoghesi dove L'automatismo parte nel lavoro, nella fase iniziale, e poi la bozza viene rielaborata dal giornalista. Quindi è eh, una cosa che è già ben presente. Se Varie passiamo soluzioni. al 2014, sono ormai 4, adesso, 5 anni che eh, questa cosa va avanti alla grandissima. Eh, anche l'agenzia la France Press eh, lo utilizza, la grande. Cos'altro possiamo aggiungere, Paolo? Possiamo aggiungere che si apre poi una. Un tema legato sicuramente all'etica mm -hmm. sì. eh, riguardo a questi automatismi. Perché? È perché ci si chiede comunque se sia giusto o no che il lettore sappia che questo articolo è stato compilato da un essere non umano, come lo vogliamo chiamare, <ride> certo. da un giornalista digitale. Perché questo qui è questo dato. Chiaramente Beh, il giornalista è... digitale è un complimento, <ride> è anche troppo. Che <ride> <è> molto figo. <ride> Beh, comunque ha delle implicazioni etiche e non c'è niente da fare perché si reagisce in maniera molto diversa. Però proprio la discussione ora è sul renderlo noto o meno e ancora se ne discute. Tuttavia in molti, in molti settori questa transizione è già compiuta e leggevo di cronaca sportiva ad esempio, ormai in pianta stabile ci sono dei algoritmi che stilano le cronache degli incontri di football americano, per esempio di baseball. Quindi credo che nel giro di pochi anni questa sia una, diventerà una realtà stabile. Impianta Vabbè, stabile. Sul football americano sarei anche d'accordo, perché chi è che si mette a perdere tempo a scrivere un articolo sul football americano? Cioè, hai, hai, hai poco che... io o direi che... anche: adesso di fronte a Paolo: anche il calcio meriterebbe la stessa poca dignità. Sul calcio no. potremmo <ride> ragionare Me ne vado, me ne vado. E sapete tutti, io lo sport non lo sopporto. Quindi, per me nessuno sport no. vale più degli altri. Però già iniziamo a... Cioè, se iniziamo già a pensare degli articoli di politica, cioè, sarebbe veramente incredibile diverso, sì. trovare delle rielaborazioni fatte da un algoritmo. Cioè, di, di cosa stiamo parlando? Esatto, infatti, Antonio. Eh... Aperto un tema che è molto caldo, che riguarda appunto l'etica, è il, uh, il fatto che poi vengano creati contenuti sostanzialmente sterili, mm -hmm. uh, che non ci, non ci sia più spazio per uh, l'articolo di approfondimento. Perché... Dov'è il plus valore? Uno si chiede, no? Esatto, dov'è il plus valore? Già andiamo verso io mi ricordo la Repubblica del 2004 quando la leggevo ancora io a Cartaceo. quindi sapete tutti che leggevo Repubblica scusatemi era un, un libro di 60 pagine io allora ero ancora un po' radica chic quindi me la leggevo anche la metà il giorno la mattina prima di iniziare a studiare molto molto figo un momento bellissimo della mia vita era tutto di opinione cioè io ero in fissa con l'articolo di opinione ben scritti tra l'altro ben, ben scritti cosa che è finita cioè Già la, la versione online, eh, anche io sono un simpatizzante della Repubblica, <ride> ma la versione online ormai a volte mette i brividi di sì, una... tragicomica come livello di scrittura oggi. Beh, ormai... Infatti io leggo il post, ci sono sì. oramai altre testate che hanno un approfondimento maggiore. Quindi il problema è che quando il principale quotidiano nazionale per tirature e lettori va verso una rielaborazione molto semplificata alla realtà, i gattini. È stata una grande stagione dei gattini su Repubblica. Eh, io sono un po' abbandonato, devo dire la verità. però il problema è questo: che se passiamo poi all'automazione vera e propria eh, cioè, è inevitabile che si vada proprio verso un, non il linguaggio di che direbbe che direbbe Indromontanelli eh. dei, dei fatti, ma andremo ben oltre, andremo verso proprio il, il nulla cosmico. Sì. Tipo, è morto zio Tom. Chi era? Non è dato sapere. Qual è stata la sua impronta nella vita reale del mondo politico italiano, sociale, eccetera? Non c'è perché nessuno è in grado di rielaborare. Un In contesto. realtà potrebbero, cioè, già lo, come si chiama l'articolo già pronto prima che una persona muoia? Coccodrillo. Cocodrillo. Cocodrillo. Eh, ma il coccodrillo richiede una rielaborazione, Sì, no? Potrebbero farlo già automatico, cioè già, un articolo sì. sulla morte di zio Nicola Palumbo. Ecco, grazie mille, mi sto for sempre... Nicola, pray for Nicola, <ride> sto facendo... pray for je suis Palumbo. Scongiuri per me, <ride> je suis Palumbo. Però è una cosa molto interessante. Probabilmente questa potrebbe. Uh, diventare un domani un, uh, un super appiattimento anche dei contenuti online, sì. perché sì. se questi tool poi riescono tutti a uh, capire a livello SEO come devono <ride> essere creati i contenuti, eh uh, Google poi tra chi sceglie sceglie il suo. Eh beh, Lamp di Google, Google avrà sempre l'interesse a privilegiare i prodotti del proprio canale, le inserzioni legate a propri accordi. Quindi lì non facciamoci tante illusioni nel momento in cui tutto verrà livellato, Google, che è il padrone di casa, la farà da padrone. Sì, qui c'è da aprire un discorso enorme riguardanti gli AMP, gli AMP uh, che è Acceler accelerated mobile, uh, non mi ricordo poi l'acronimo però sarebbero sostanzialmente tutte quelle schede che si aprono in automatico quando voi cercate qualcosa su Google, e Google non vi porta più dentro un contenuto, ma vi apre una scheda automatica, tipo chi è che sta vincendo la partita, Napoli, esatto. Juve, citando il triste sport del calcio, e vi risponde in automatico, quindi lì uno gli editori, riesco, non riesco a immaginare se Google, che è già monopolista dell'informazione in qualche modo della rete, di fatto, Riesce poi a creare una propria piattaforma proprietaria di automated journalism, cosa può combinare? Cioè, può escludere totalmente tutti gli editori dal mondo dell'informazione, cioè, già la domina. Sì, non ne ha l'interesse al momento, secondo me, ha cioè, l'interesse più che altro a controllare un ecosistema vivo non a spolparlo ancora del tutto se questo è il mio parere nel momento in cui non gli dovesse più convenire non si faranno alcun problema a mangiare viviato no, cre credo che sia sempre con conveniente da parte anche dei grandissimi facebook amazon eccetera eccetera tenere la community dalla propria parte certo e fino adesso sono stati bravi facebook forse un po di meno ultimamente però a far passare diciamo sotto banco le magagne anche sì. se le fanno non eh, mi toccare Facebook, per favore, Antonio. Non no, ti permetto. È, è, cioè, è indubbio in <ride> che ci siano stati delle, degli eventi, diciamo, discutibili ultimamente. Um, quindi sono stati bravi fino adesso, forse saranno bravi anche ad introdurre queste altre novità, come quella del giornalismo automatizzato con i post um, sì. scritti da, 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 da robot, amici, amici dei for poteri forti. For I poteri forti. <ride> Però con molta attenzione lo faranno perché è un, secondo me sulla rete è un attimo, cioè, basta una notizia che gira e non deve girare e si può anche boicottare Google senza problemi. Cioè, le alternative è, usciranno. Boicottare Google oggi eh, di punto in Bianco non, non è più così semplice, tuttavia però... Alla lunga... Sì, uno può creare più, molta più opposizione, così ecco, senz'altro. E infatti qui per chiudere abbiamo... Una notizia bomba direi, anzi notizia il famoso easter egg che viene sempre citato <ride> in tutte le situazioni. Parliamo di uova, Antonio. Sì, perché <ride> ieri nel silenzio sì. generale non ne parlano i giornali, ma è stato, forte, poteri, poteri. è stato battuto il record di like su Instagram per un post e l'ha battuto un uovo. Ecco, l'uovo vince sulla figa, possiamo sì. dirlo. E che è appena successo. Scusate questo francesismo? C'era ma... questo post uh, di... Al Cali... genere. Sì, che non so, credo sia una top model. Perché una truzza che fa roba con i trucchi Che aveva tipo 18 milioni di like a una fotografia e non so, un saggio, una community, non so chi sia stato, in realtà dovremmo scoprirlo. Ha postato un nuovo e ha scritto, <ride> voglio che questo sia il post con più like su Instagram. E dal 4 gennaio, ieri era il Credi, 13. 13 il 13 quindi in nove giorni ha battuto il record e oggi sono già 30 milioni di like <ride> quindi non si sa dove arriverà questo uovo credo sarà difficile batterlo o nasceranno delle e qui possiamo dire è nato primo l'uovo o il like eh. che cosa triste <ride> io che mi chiude. stavo preparando da dire non ci avevo pensato la nonna intanto ha visto l'ora le... sono le 7 meno 2 minuti io sono atipico quindi non dico sono le 18.58 come si dice in radio Stiamo sfiorando le 19. Questa è una notizia bomba, anche perché Kylie. Come si chiama? Ah, Kylie Jen Jenner. Jenner, Ho visto ha 128 milioni di follower. E io non so chi sia. Anch'io non ho più pallida idea. E ho visto una super truzza, tipo. Assomiglia molto alle Kardashian come stile. Sì. Ma credo cosa... che abbia a che fare con le Kardashian, mm. ma non so in quali termini, non ho la più pallida idea. Anch'io ho una notizia bomba che si lega poi all'ultima puntata di questo podcast, che lo ricordiamo. Paolo neanche lo sapeva, si chiama Storia Digitale. Poi Ma ti magari... ringrazio per avermelo detto alla fine. Prego, Grazie. Antonio, anche tu non lo sapevi. Magari cambieremo nome, diventerai itinerante come i circhi. Questo uovo, uovo digitale. Uovo perché... digitale. Easter egg? Digital Easter egg? Non lo so, ci penseremo. La notizia che si lega tristemente. No, non è tristemente. Ah, l'ultima puntata riguarda proprio Bandersnatch. Sei riuscito a vederlo poi, Paolo? Sì, l'ho visto. L'ho visto finalmente, ero l'ultimo che mancava di tutto il mondo occidentale, sono contento di riusciti. Tutto, tutto. Anche tu, Antonio, l'hai visto? Eh, non lo so. Eh. Io ho visto un'oretta e mezza. E eh, poi mi sono rotto. Le palle esatto, questo è un effetto che ha fatto un po' a tutti perché poi si ritorna a un bivio e lì dice: Vabbè, ma adesso basta. Una processione, che... non ne potevo più. Quanti finali sei riuscito a sgamare? Paolo, credo 4 o 5. Eh, ma... sono quelli che sgamano tutti. Sì, ma o era o diventato no? un lavoro. Una certa cioè, no? sì, non anche potrebbe... era impegnativo da un punto di vista psicologico, però non, si, non ci si ferma lì. Eh, abbiamo raccontato, andatevelo a ricercare la puntata di programmatic. Product Placement, una figata che va oltre al product placement classico, ma diventa mm -hmm. programmatico. Anche qui automazione. Sì, attenzione, pensato. intelligenza artificiale. Un discorso che diventa ampio e delirante. Cosa è successo? <ride> che Netflix non si è fermata lì, ha fatto un nuovissimo lancio sui social, anche in Italia, dove ha sostanzialmente ha detto ai, ai fruitori della piattaforma che ci sarà un nuovo personaggio con cui giocare che verrà svelato a breve, brevissimo. E anche tramite Instagram si potrà giocare e eh, scegliere tramite, immagino, le funzioni base tipo sondaggio, eccetera. Fai questo, fai quello. Eh, cominciare a far scegliere alle persone cosa combinerà questo personaggio sui social network eh, di Netflix. Quindi, il giochino non si ferma, va avanti no. e noi lo seguiremo da vicino in modo automatico. Sì, <ride> non è neanche troppo vicino, però perché mi ha abbastanza bastato Ma Sì, io le leggevo un po' di, di commenti, soprattutto su Facebook alla notizia, e diciamo che i commenti non erano proprio mh, positivissimi. Quindi sì. si diceva che forse si stava andando un po' oltre, eh, la community si spacca, poi ci saranno i fan proprio sfegatati che diventeranno pazzi di questa cosa, però diciamo che non è stata una mossa fino ad adesso di, di successo proprio incredibile, anche se poi alla fine il film l'abbiamo visto tutti, tu. Sì. anche io che non ho mai visto Black Mirror. E qui dovresti vergognarti Antonio, però vabbè, Black Mirror... Mh, lo apprezzo molto, ma no. te è piaciuto Bendes? Sinceramente, sì, eh, come esperimento, sì. sì, come film, no, ah, è perfetto anche, vale lo stesso per me. Esatto, ma questa è un'opinione dell'80-90% di chi l'ha visto. Beh, mh, Antonio, in questa veste d'opinionista acculturato, mi piace molto. Non l'avevamo mai visto, credo. A questo punto, rilancio, potremmo anche averlo nelle prossime puntate, se riusciamo a incastrarlo, basta che non ci rubi laurea di esperti del settore, perché sennò dobbiamo farti Guadagnata fuori. Guadagnata con grande fatica. <ride> no, direi che ci siamo, la prossima volta magari possiamo parlare di figure di merda, come si dice nel gergo, o i famosi backlash, le cose che ti tornano indietro, detto ancora più banalmente, ehm, perché avevo trovato questo articolo fighissimo su Dolce Gabbana, oh, che beh sapete tutti eh? però ci sono stati anche altri brand che eh, in cina continuano a fare cazzate DM, sì. e quindi no, sarebbe interessante mi era capitato forse due settimane fa un post sponsorizzato di Ryanair su Facebook e ragazzi tutti i commenti erano lamentele cioè questi pagano per fare dei post dove i commenti sono tutte lamentele è una cosa bellissima Ecco qui sarebbe da fare anche una bella puntata sul risk management mm -hmm. molto figo molto sì. bello molto bello tema caldissimo Bene, Paolo, vogliamo aggiungere qualcosa? Abbiamo detto tutto. Però no, abbiamo detto tutto. Ormai sono anche le 19:02, eh, è ora di mangiare. Vorrebbe mangiare, Paolo. È stato bellissimo, grazie ancora allora alla prossima. Che cosa posso dirvi? Ciao.